Abbiamo chiamato questa settimana Non diamo i numeri. L'idea parte dal recupero di quelli che sono i debiti in matematica. Learning Week consolidamento. Da una parte gli studenti devono recuperare una motivazione allo studio della matematica e dall'altra parte gli insegnanti devono cercare di captare dei nuovi metodi per rendere più appetibile questa materia, poco gradita. La matematica in generale secondo me è un casino di operazioni, non mi piace, non mi piacerà mai. Il recupero può essere di tre tipi, un recupero motivazionale, un recupero cognitivo e un recupero contenutistico. La matematica sostanzialmente è forma di pensiero, che insegniamo a pensare matematicamente. In questo progetto c'è una commistione tra matematica e teatro. Può sembrare strano, è una commistione che secondo noi che ci crediamo funziona. I ragazzi sono coinvolti in tutte le fasi e sono coinvolti in tutta la loro persona perché si muovono col corpo. E anche muovendosi col corpo puoi fare della matematica, perché puoi descrivere delle figure, occupare delle zone, seguire dei tempi, i tempi del teatro, ma sono anche i tempi della matematica. Il lavoro di portare la matematica a teatro è principalmente un lavoro di traduzione, nel senso etimologico del termine, cioè di portare da un luogo all'altro. Quello che noi cerchiamo di fare è dire contenuti matematici attraverso un linguaggio altro che è quello del teatro. Per tradurre un concetto dal linguaggio matematico al linguaggio teatrale si suppone che io faccia mio il concetto matematico. E che cosa abbiamo proposto a questi ragazzi dal punto di vista matematico? Beh, gli abbiamo proposto una storia, quella del dottor Snow, famoso epidemiologo, e ha iniziato un'indagine scientifica. Un'indagine a tappeto, una ricerca di dati, ma una sistemazione dei dati in modo razionale e completo. In teatro il movimento diventa simbolo, in matematica i simboli sono parte essenziale del discorso. Il teatro può aiutare a far comprendere la necessità di questa simbologia. Penso che si stia realizzando un piccolo miracolo. Sembra una scommessa abbastanza strana quella di abbinare il teatro, la matematica, problemi di recupero degli studenti e credo che fino adesso le tappe di questo lavoro stiano portando a dei risultati molto concreti e molto soddisfacenti. Credo che questo sia un ottimo terreno di cui l'apprendimento può giovare, sicuramente. L'idea di poter provare un'esperienza in cui si effettuasse una didattica sperimentale attraverso l'ausilio del teatro mi ha allettato molto. Io personalmente ho acquisito ulteriori elementi per arricchire la mia didattica e ho verificato che l'attività teatrale riesce a fare anche cadere tanti pregiudizi che i ragazzi hanno nei confronti dello studio di certe materie, soprattutto quelle scientifiche, anche per le varie affinità che ho riscontrato tra l'attività teatrale e il fare matematica. Noi vogliamo fargli vedere che la matematica è creatività, è poesia, è ragionamento. Il teatro diventa lo strumento per trasmettere i concetti matematici. La matematica è una scienza astratta e a quello bisogna arrivare. Però se non si rendono elementari i concetti non si riesce poi a far astrarre i ragazzi. E l'elementarietà che è venuta fuori da questa attività teatrale credo sia stata veramente fondamentale e quindi anche riportabile all'attività didattica vera e propria. Dal punto di vista motivazionale ho notato miglioramenti straordinari. Sicuramente come idea è un'idea che può avere una ricaduta straordinaria secondo me. Penso che Learning Week sia una buona attività, interessante, perché comunque innanzitutto ci fa mettere in gioco. Comunque magari molte persone timide sono uscite dalla loro timidezza, si sono buttate e quindi hanno scoperto anche un lato della loro personalità che non si immaginavano neanche, no? Penso che comunque queste attività
per spiegarci la matematica anche nel campo del teatro sia molto efficace, perché non la vediamo come una materia scolastica per cui noiosa, è molto più coinvolgente, per cui magari siamo anche più disposti ad ascoltare, stare attenti. Comunque anche la curiosità di vedere una professoressa del Politecnico che ci spiega cose che comunque noi a scuola non faremmo mai, per cui è anche bello vedere una professoressa universitaria che si occupa, cioè, parla con noi ragazzi dei superiori. Bello questo contatto. Ieri, se vi ricordate, abbiamo parlato di che cos'è un luogo geometrico, allo scopo di disegnare degli assi, assi di segmenti, e avevamo detto gli ingredienti per disegnare questi assi sono avere due punti, avere una definizione di distanza. In effetti abbiamo disegnato qualche cosa sul pavimento del palcoscenico. Abbiamo tracciato delle circonferenze con dei raggi che via via venivano dallo srotolamento di quella corda. È stato un po' difficile capirlo all'inizio quando ci ha fatto vedere la presentazione, però poi facendolo così alla fine è semplicissimo come cosa. Sicuramente non mi sarei mai aspettata che ci fossero tutti questi nessi. Questo dovremmo poi riuscire a far capire agli studenti come quello che per loro non è fatica fare in un contesto debba diventare non fatica farlo anche in altri contesti. Comunque prima quando vedevo una disequazione dicevo oddio cos'è, invece adesso sono più tranquilla, capisco subito cosa devo fare, i passaggi e tutto. I ragazzi stanno rispondendo molto bene e effettivamente questa attività teatrale vedo che anche nelle attività di recupero che noi facciamo ogni giorno con i ragazzi sta dando dei buoni risultati, soprattutto in termini di atteggiamento. Uno dice cosa c'entra il teatro con la matematica? Come un ragazzo riesce ad approcciarsi meglio alla matematica con un'esperienza di teatro. Nel loro modo di lavorare ho notato questo grande cambiamento, che secondo me è proprio la cosa fondamentale. Veniva data una traccia, quindi un contesto, e loro dovevano dire delle battute per riuscire ad approfondire quel contesto. Riproviamo e andiamo avanti. È una metodologia che è trasversale agli argomenti, quindi è proprio quello che a me personalmente come insegnante interessa per l'insegnamento della disciplina. Perché ho imparato tantissimo anch'io a credere anche di più nel fatto di insistere nello spronare i ragazzi. Qui proprio il metodo di applicare la matematica al teatro è stato molto divertente. Mi è servito a capire la geometria in generale, a prescindere da tutto. La settimana è stata interessante, piacevole ed è stato un motivo di crescita anche per noi tutor. Come si può mettere in scena la matematica a teatro? Vedere come si divide in zone, cioè in base a un diagramma che comunque... Cioè mettere insieme tutti gli elementi per creare una cosa sola. Serve ad aiutare le persone, diciamo, anche a socializzare e anche questo, diciamo, aiuta a aprire, diciamo, la mente, secondo certi aspetti. Sempre questi continui riferimenti allo studio dello spazio e alla posizione c'entra comunque con la matematica. E la vediamo in maniera diversa dal solito. Tutti i giorni andare a scuola è comunque quasi una forzatura, mentre così, diciamo, la fa anche apprezzare. Ma cos'è questa innovazione che c'è nel metodo e che riconosce di essere vincente? È veramente una sfida questa per noi, soprattutto per quelli che non gli piace la matematica. Mia esperienza che consiglierei a tutti. Tornerò sicuramente a casa più motivata, più sicura di me stessa.